Nell'auditorium Terzani della Biblioteca San Giorgio si è svolta l'anteprima della 68esima edizione del Premio Letterario Internazionale Ceppo, che per l'anno scolastico 2023-2024 guarderà la figura di Don Milani. Anteprima perché l'occasione è la presentazione del libro di Riccardo Cesari, che stamattina ha incontrato un foltissimo pubblico di ragazzi per presentare il progetto Ceppo Einaudi. I ragazzi scriveranno il loro decalogo prendendo spunto proprio dal libro su Don Milani. Ci sarà poi un saggio finale dove i ragazzi scriveranno delle lettere, scriveranno le loro parole, rifletteranno, ci saranno musiche, quindi un modo molto importante per farlo riflettere su quelle che sono le parole importanti, ed è un modo appunto di valorizzare nella scuola questa importante figura, che è una figura di intellettuale, sì, di cattolico, di credente, ma anche di studioso e di, appunto, di un grande maestro della scuola. È stato un prete, qualcuno l'ha definito un prete scomodo. L'ho collocato nel suo tempo, chiaramente, perché è vissuto, diciamo, tra gli anni del dopoguerra, dagli anni 40 agli anni 60, però ho sottolineato come tante sue tematiche che lui ha affrontato in maniera così originale sono estremamente importanti anche oggi. Tematiche sulla disoccupazione, sul lavoro, sulla scuola, sull'obiezione di coscienza. Il suo modo era quello di approfondire le cose da cittadini responsabili, credendo molto nella capacità intellettuale delle persone, anche le più umili, a cui lui ha dedicato tutta la sua vita, cercando di dare loro la parola. Per lui era molto importante che la povera gente si impadronisse della parola per poter esprimere le proprie ricchezze interiori.